Allora, Adami, Benedetti, Passani. Mi raccomando con quel pallone, Passani. Ci giochiamo solo dopo, maestra. De Caro, Luigi? De Caro? Okay. Un attimo! Lo sai che ti voglio bene, no? Anch'io, mamma. E poi quando torni festeggiamo la torta, quella con le... Con le candeline. Esatto, bravo. Vai. Dove credi di andare? L'ultima volta che non ho sentito la sveglia, pensa, stavo ancora qui a Tropea. Ero un ragazzino. Vieni qui, abbracciami. È tardissimo. Ma non sei contento? Certo. Sì. Sì, sono contento. Sono contento che per la prima volta dopo 16 anni non è la rabbia o la disperazione a svegliarmi. Ma non è ancora finita. La guerra sta per cominciare. Quella rabbia e quella disperazione che mi svegliavano all'alba, prima non avevano bersagli, neanche le capivo. Ora so che erano motivate. E so che questo motivo si lega sempre di più a Ametrano. Adesso voglio sapere tutto su di loro, ma non so da che parte cominciare. Angelo, io credo che tu dovresti cercare di parlare con qualcuno di loro. Con chi? Se Carmine davvero ha a che fare con la storia delle prete, in questo momento io per lui sono il suo peggior nemico. Forse è stato proprio lui a trovare quel testimone da mettermi contro e a farmi ammaccare la macchina. Di tutta quella famiglia non c'è solo Carmine, Angelo. E di chi mi posso ancora fidare di quella famiglia? Di Viviana, per esempio. Viviana ti ha sempre amato come un figlio. Dovresti parlare con lei. Non lo so, Margherita. Tra me e Viviana c'è sempre stato affetto. Un grande affetto. Allora? Che non ha bisogno di parole. Dovrei chiedere a lei cosa hanno fatto della mia vita. Non saprei da dove cominciare. Ricordate quello che vi ho detto! Dai, attira, su! Dai, attira! Stai a giocare a pallone? Sì, sei tu che non va a tirare! Perché tu non mi appassionai! Ma che fare il bagno? Ma tu! Bambini, fate attenzione con quel pallone! Non è colpa mia, potresti passarlo ogni tanto! Cos'è tutta questa confusione nel piazzale? Pieno di bambini? Sì, è vero. La scorsa settimana hanno chiamato da una scuola elementare per sapere se era possibile visitare il Circo Mare. E abbiamo fissato per oggi. Ma nessuno mi ha chiesto niente. Con tutto quello che è successo in questi giorni, questa cosa mi è passata di mente. Va bene. Comandante Angelo San Marco, benvenuti al Circo Mare. Manuela Vitti, e loro sono la quarta. Bambini, fermi con la palla e venite tutti qui. Mi scusi, via pure a me. Di niente, si figuri. Beh, Geraldine ci aspetta oggi, Già. Comunque cercheremo di rendere più appassionante la vostra giornata di mare. Allora, comandante, da dove cominciamo? Visita alle nostre imbarcazioni, vi va? Sì!
Allora forza ciurma, tutte con me. Uno, due. Sapete nuotare tutte? Sì! Mannaggia! Capo, si scherza, eh? Una alla volta? Non rimanere indietro. Piano, piano, una alla volta. Come ti chiami? Simone. Passo? Vieni, stavo finendo di sbrigare alcune cose. Ho parlato con l'ammiraglio Cordari. Perché? Perché non ha più senso che io resti qui. Per l'indagine sulle Prite, che ormai non spetta più a noi, perché il Circo Mare ha di nuovo il suo comandante, e poi perché... Elena, mi dispiace. Abbiamo sbagliato tutto. No. No, è stato bello. Breve, ma bello. Non te ne puoi andare. Qui al Circo Mare abbiamo tutti bisogno di te. Esagerato, nessuno ha bisogno di te. Io. Io, Elena. Io ho bisogno di te, credimi. Non ce l'avrei mai fatto se non ci fossi stato tu accanto a me. Non sarei mai rimasto qui a Tropea senza di te. Io devo tornare al mare, Angelo. Ho capito che faccio fatica a stare in superficie. Mi trovo molto più a mio agio sul fondo con 30 metri d'acqua sulla testa. Questa è la radio di bordo con cui ci teniamo in contatto col Circo Mare quando andiamo in missione, va bene? Circo Mare Tropea da Charlie Papa 571, Circo Mare Tropea da Charlie Papa 571. Ci sa fare il suo collega con i piccoli? Io vado a Giurma, siamo sul posto. È l'unico ad avere figli. Segnaliamo nostra presenza a nave pirata. Dai, vai, vai. Basta, basta, marinaio, basta. Oh, che noi pirati li dobbiamo catturare, mica li dobbiamo fare diventare sordi, no? Che marinaio sei? Ok. Sa, stavo notando quel bambino prima. Se ne sta sempre per conto suo. Sembra legare poco con gli altri, come mai? Luigi è un bambino riflessivo e intelligente. Gli piace molto ascoltare, osservare, però non partecipa molto alla vita di classe. Per dire, lui oggi in gita non voleva venire e la madre ha faticato per farlo salire sul pullman. Bravo. Allora, chi si è meritato il cappellino a guardacoste? Io! Ma dove andate voi? Ce l'è per tutti! Ma come mai Luigi l'ha colpita tanto? Si vede che è un bambino molto sensibile. Forse è per questo che sembra sempre solo. Buongiorno, buongiorno signora. Scusa. Comandante. Capitano, avrei bisogno di parlarle. È una questione delicata, molto delicata. Venga. Melluso. Come è andato? Devi dirmi qualcosa? Veramente è lei che mi ha fatto chiamare, comandante. Che mi dici di Lofoco? Si è presa una giornata di riposo. È successo qualcosa? Il nome Amina le dice niente? Lei come fa a saperlo, scusi? Melluso, se lo ricorda che qualche tempo fa venne a chiedermi delle informazioni sul racket della prostituzione o no? Sì, ma io non gli ho detto niente di Amina, scusi. Infatti, siccome il suo discorso mi sembrò strano, chiesi a Colicchia di tenervi un po' d'occhio, a lei e allo fuoco. E ho scoperto che avete aiutato questa ragazza a sottrarsi al suo destino. Lo vede, sa tutto. E non è tutto, Melluso.
Ci risulta che Lo Foco abbia prelevato dal suo conto in banca una grossa cifra. 50.000 euro. Che volete fare, Melluso? Voi non l'avete vista, Mina, quando è sbarcata da quel gommone dei disperati? Aveva freddo. Gli avevo dato qualcosa da mangiare e un po' di calore. Poi se la sono ripresa e l'hanno messa a fare la prostituta. E allora io Lo Foco non ci abbiamo visto più. Tutti e due? Sì. L'abbiamo strappata al suo sfruttatore e l'abbiamo nascosta in un posto dove lui non la troverà mai. Peccato che il suo sfruttatore risponde al nome di Abdel Halimah ed è diventato uno dei criminali più pericolosi della zona. E io l'avevo avvisata, Melluso. Sì, ma allora lui gestiva il ristorante che si chiamava Il Giardino... Il Giardino delle Vergini era una copertura. Adesso è latitante ed è diventato pericolosissimo. Io sono pronto a subire tutte le conseguenze del mio gesto, comandante. E credo di parlare anche al nome di Lo Foco. Va bene, Melluso. Di questo ne riparliamo dopo. Adesso la ragazza dov'è? Nel posto più sicuro al mondo. Lì non c'è più nessuno. Però ho trovato questo. Non potevate tenere quella ragazza nascosta per sempre in questa motovedetta. Dovevate avere un piano, un progetto. E certo, ci sono quei 50.000 euro che Lo Foco ha prelevato. La voleva riscattare. Chi? Lo Foco. Voleva ridarle una vita normale. Ma perché non vi siete rivolti ai carabinieri? Le ragazze, per i loro protettori, sono un patrimonio che deve rendere. E loro, per tenersi alle strette, le ricattano, minacciandolo di rifarsi sui parenti che rimangono al loro paese. Per i carabinieri è difficile uscire da qui, no? Ma non impossibile. Il problema è delicato, certo, ma il nostro lavoro dà anche dei frutti se la gente si fida di noi. Questo è il fatto adesso che Lo Foco è scomparso e la ragazza pure. Forse il riscatto verrà pagato oggi. Comandante, andiamo, culicchia, forza, culicchia, che non c'è tempo da perdere. Se quel pazzo sta andando a riscattare Amina, non c'è un attimo da perdere. Capitano, che rischio corre Lo Foco? Brutto. Abdel Halimah è un uomo senza scrupoli. Capitano, Lo Foco è un mio uomo. Per favore, mi tenga informato. Farò il possibile per rintracciarlo perché non gli accada nulla. E anche l'impossibile, tenente. Grazie, capitano. Mi dispiace, comandante, io... Ma perché non me ne ha parlato prima? E lei aveva i suoi guai, io i miei... Ho avuto paura. Paura? Avrei cercato di aiutarvi, Melluso. No, non di lei, comandante, di Lo Foco. Dio solo sa di che è capace adesso. Credo che sia innamorato. E perché vuoi che io veda questo paesino che non so nemmeno dirlo? Santa Eufemia, perché devo incontrare una persona di vicino. E poi non voglio che dia a noi, no? Stai andando da Abdel. Qui dentro ci sono i soldi per liberarmi. È così? Sì, è così. Ma allora lo stai facendo per davvero? Te l'avevo promesso, no? Ma non è così facile! Lo so, stai tranquilla. Ho parlato con i tuoi sfruttatori e ho fatto un patto con loro, tutto qua. Ma tu non li conosci quelli là? Quelli non fanno patti con nessuno. Ti stai cacciando in un mare di guai. Stai tranquilla, dai. Io pagherò e Abdel mi darà quello che voglio. Te lo prometto.
non lo conosci, Abdel. Lascia fare a me, eh? Non lo fare, Sante, ti prego. Su, ci penso io. Portami da lui e basta. Tranquilla, dai. Sediamoci. Da qui il mare sembra un prato azzurro, è vero? Il treno per Rimini. Beh, certo, forse il mare non sarà bello come qua, ma forse è bello uguale. Ma sì, dai, è bello uguale. Fidati. È bello uguale. Aspettami, eh. Allora ragazzi, adesso vi insegno a fare un nodo praticamente magico. Una volta fatto non si scioglie più. Si chiama gas adamante e noi ci leghiamo le barche. Prendete la cima, tenetela così. Adesso con la mano destra fate un piccolo anello. È facile, così, ok? Adesso, sempre con la mano destra, prendete l'estremo della cima e lo passate da dietro dentro l'anello. Così. Ci siamo? Giù, giù, giù. Adesso... Perché non vai a giocare con i tuoi compagni? Non mi va molto. E che cosa ti va di fare? Non lo so. Ti va di vedere un bel posto? Allora, notizie di Lofoco? Ancora niente, purtroppo. Certo che quell'uomo è veramente un grande. Quello che sta facendo per questa ragazza è davvero unico. Ma che ha Gloria? Sembra che ce l'abbia con te. Non lo so. Che è successo? Li vedi quelli? Io vado sempre lì quando voglio di stare in silenzio. Anche a me piace stare zitto. Ho scelto il mio scoglio che ero ancora piccolo e da allora non l'ho mai cambiato. È così che si fa. Qual è? Non te lo posso dire. Se no quando mi viene a trovare mica possiamo stare zitti. Dobbiamo parlare, parlare. Tu perché fai il guardacoste? Il mare mi è sempre piaciuto anche da piccolo. Ci andavo sempre con mio padre. Anche d'inverno? Anche d'inverno. Lo sai, una volta sarà stato dicembre. Eravamo in barca e scoppiò un temporale pazzesco. Mio padre d'inverno indossava sempre una giacca rossa. Me la ricordo ancora, rossa con delle strisce blu sulle maniche. E quella volta se la tolse per darla a me, che non l'avevo portata. Povero papà, torno a casa tutto zuppo. È stato tanto tempo fa. Ti voglio insegnare una cosa da marinai, ce l'hai il tuo cordino? Stai bene attento, eh? Questo è il mio nodo segreto. Guarda. Adesso noi due siamo gli unici al mondo a conoscere questo nodo. Conservalo nel taschino del berretto, è un portafortuna. Bravo. Comandante! Comandante, ha chiamato il capitano Zannoni! Forse sono riusciti a localizzare lo fuoco! Ho capito. Bambini, chi deve andare in bagno? Io. Va bene. Io, maestra. Va bene. Mi scusi, dov'è il bagno? Dentro, mi segua. Allora, bambini, seguitemi con ordine. Sì. Tutti insieme sono belli impegnativi, eh? E questo è niente.
Ciao, Luigi. Lisa viene a Tropea. E che vuoi di più della vita? Vuoi scegliere tra due donne? Ah, a me ne basta una. Gloria? No, Lisa. Niente, sei monogamo dentro. Non vedo l'ora che arrivi. Mi ha detto che ha già comprato i biglietti, pensa. Scusa, ma perché hai detto i biglietti e non il biglietto? Il biglietto, i biglietti, che cosa cambia? Viene dalla Germania, avrà bisogno di più biglietti, non so. O se penso che arriva qui, mi sembra un sogno. Beato te che vivi di sogni. E che devo fare? Io ormai vivo dentro l'incubo. Dai, su. Vedrai, sistema tutto. Eh? Ecco, questi sono i 50.000 euro, il prezzo per la mina. Bravo. E credi che bastano? Questo è il prezzo che abbiamo stabilito. Non bastano, marinaio. Perché da quando ti sei messo in testa di salvare la mina, mi hai creato solo problemi. Più alto, molto più alto. Chiedo per l'ultima volta, dove tieni nascosta la mina? Continua a darmi problemi, eh? Mi hai mandato carabinieri al ristorante. Persino al mio paese hanno cominciato a rompermi i coglioni. E non mi vuoi dire dove sta Mina? Tanto la trovo lo stesso e me la riprendo. E fa peggio solamente meno tempo. Io non ho paura di te, non ho paura di nessuno, perché sono libero, come a Mina. Lei non torna da te, eppure se mi ammazzi. Inginocchiati. Inginocchiati, t'ho detto! Dove è la mina, eh? C'è qualcuno? Dove è la mina, eh? Sì, centrale, siamo arrivati sul posto. Bastardo, mi sa che sono i carabinieri. Ti sei portata presso i carabinieri. Ti ho aperto la centrale. Comandante! Comandante! Non possiamo lasciarlo vivo questo stronzo qua. Capitano. Sì, noi siamo pronti. Belluso, che ci fa lei qui? Mi sembrava di essere stato chiaro al telefono. Questa è un'operazione pericolosissima.
Ehi, Avril! Oh, Vigliacchi, tornate qua! Parla! Allora, dividiamoci e battiamo la zona, eh? Vieni con me. Forza, andiamo! Ti ammazzo se non mi dici dov'è. Avanti! Se spari capiscono dove sei. Occhio, attenzione! Da questa parte. Non hai più scampo ormai. Noi andiamo di qua, forza! Di qua, da questa parte! Verso la casa, mi raccomando! Di qua, di qua! Ho sentito qualcosa! Sì, anch'io! Fate attenzione, eh! Forza, andiamo! Santa, tutto a posto? Sì, tutto a posto. Fomina? Sta bene, sta bene. Dov'è? Sta bene, sta bene. È finito. È finito. Che è successo? Dov'è Sante? Sante sta bene. Non devi avere più nulla da temere, Abdel. Ma non c'è solo lui. E tutti gli altri. Gli altri si vendicheranno. Stai tranquilla, non sarà così. No, ma faranno del male alla mia famiglia. Non faranno niente, Amina. Ascoltami. Era da tempo che stavamo sulle tracce di Abdel. Abbiamo dato il via ad un'operazione congiunta con l'Interpol. Adesso Abdel finirà in carcere. E anche i suoi soci faranno la sua stessa fine. Eh? Se non l'hanno già fatta. Sante sta arrivando. Eccolo qua, vai. Allora? Com'era il mare? Bello. Bellissimo. Magari ci sentiamo per telefono. Gli altri li hai salutati? Sì. Sono stati tutti molto affettuosi. Mi ha fatto anche un po' commuovere. Quindi non ti ci metterò più. Sai che grazie alle dichiarazioni che hai dato ai carabinieri sulla banda di Abdel, secondo me il permesso di soggiorno adesso te lo danno. Così potrei andare dalla tua amica a Rimini e lavorare regolarmente. Io non so più se voglio andare a Rimini. Forse voglio restare qui, con te.
Ma che dici? Io non ho mai conosciuto un uomo come te. E la gratitudine ti fa parlare così. E poi tra di noi c'è troppa differenza di età, no? E allora? Allora. Tu sei così bella. E io sono solo motorista. Sempre sporco di grasso, grande, grosso e disordinato. E io voglio essere la donna di un motorista così. Perché stai zitto? Ti sto chiedendo semplicemente se mi ami o no. Non c'è. Comandante San Marco, ci aiuti. Luigi non è rientrato a scuola con gli altri bambini. È scomparso. Iniziamo le ricerche. Non si deve essere allontanato molto. Subito, comandante, avverto gli altri. Venite. Sì. Ci voleva andare stamattina. In gita, non voleva andarci. E non gliene ha chiesto il motivo? Ma non ci ho badato, spesso. Luigi è così, basta un niente che si chiude. Pensi parla poco anche con me, però io lo conosco. A volte basta una spinta, un incoraggiamento e così stamattina ho insistito e l'ho convinto. È colpa mia, io. Forse quello di Luigi è solo il dispetto di un bambino. O magari sta cercando di attirare l'attenzione su di sé. Signora, lei ha dei parenti in città? I miei vivono a Milano e sono separata. E il padre di Luigi vive all'estero da anni. Scusi, scusate. Comandante, mi scusi, potrebbe venire? Abbiamo domandato in giro come ci ha chiesto. Hanno visto il bambino, era insieme ad un uomo. Li hanno visti andare via? Sì. Il cliente di un bar dice di averli notati perché l'uomo passando gli ha dato una spallata, senza nemmeno chiedere scusa. E lo descrive come un tipo un po' losco, così ha detto. Cicatrici sul viso, uno strano orecchino. Dio, ma Iva, mio marito! I carabinieri stanno cercando ovunque, ospedali, mezzi pubblici, pensioni, pare abbiano una traccia. De Caro è arrivato stamani in aereo con un volo proveniente da Mosca. E Becky? La mamma di Luigi dice che non vede l'ex marito da anni. Non sa nemmeno che fine abbia fatto. Gloria ora le ha dato un calmante perché era disperata. Continua a ripetere che se lo sentiva. Cioè? La signora ha lasciato il marito quando ha scoperto che era un tipo pericoloso e lei è convinta che sia stato lui a rapire il bambino. Pensa davvero che sia capace di fare una cosa simile? Quell'uomo non può vedere il figlio. Non può nemmeno avvicinarsi a lui, c'è una sentenza del giudice che ve lo impedisce. Andiamo a vedere la parente. Lo Iacono! Hai trovato qualcosa? Sì, sì, venga, comandante. Vediamo un pochino. E demente, non si può certo dire che Pendecaro abbia vinto il premio come miglior padre. Arrestato in flagranza di reato per spaccio di cocaina in casa davanti al figlio piccolo. Quanti anni di carcere? 2. Poi dopo il carcere si trasferisce 6 mesi a Kiev e viene segnalato per scommesse clandestine e traffici vari, poi c'è un fermo per rissa all'uscita della discoteca Blue Night. Ma questo è un mezzo matto, mi dicono che sia uno spostato. Poi di lui si sono perse le tracce. E poi rispunta così con un volo proveniente da Mosca? Già. È arrivato stamattina e c'è il volo di ritorno fra un'ora. Abbiamo già allertato la polizia aeroportuale. Un solo passo verso il check-in e li staranno tutti quanti addosso. Mi sembra un po' troppo ingenuo. Ma come pensa di portar via il figlio così? Ma gli ho detto che è uno fuori di testa, è un impulsivo. Capitano? Sì, dimmi, Ranieri.
Ce l'hanno appena consegnato. Che cos'è quello? Questo è il nodo che ho insegnato a Luigi, capitano. E chi l'ha trovato? Un conducente d'autobus, alla fine del turno di servizio. Che tragitto fa quest'autobus? Glielo mostro subito. È la linea 2. Parte dal lungomare e raggiunge la periferia ovest della città. È nella direzione opposta rispetto all'aeroporto. De Caro ci ha tratti in inganno. Non ha nessuna intenzione di prendere il volo prenotato. Ma l'autista che ha detto? Si ricorda a quale fermata sono scesi l'uomo e il bambino? No, purtroppo. È una linea affollata. Non ci ha fatto caso. La linea 2 parte dal lungomare. Poi prende l'interno, via Magrini. Prosegue fino a Piazza dei Martiri. Fino ad arrivare alla periferia ovest, fuori città. Cosa c'è in questa zona? Ma poco. Uno sfascio, dei vivai, un bowling. Un bowling? Strike, papà, ho fatto strike! Bravo, tu mi diventi un piccolo campione. Facciamo un'altra partita? A cor'è l'aereo? Mi sa che l'ho perso. Però non importa, ne prendo un altro. Tanto ormai è tardi. E poi c'è ancora una sorpresa. Quale? Guarda un po' cosa hanno preparato lì. Sono loro. Pronto ad intervenire? No, capitano. Lasciamogli spegnere le candeline. Va bene. Allora, sei felice? Papà, non buttare giù 5! Bravo, amore. Adesso fammi parlare con i signori, però, mi raccomando. Va bene. Non me lo fanno vedere. Il giudice ha deciso che non sono un buon esempio. Per Luigi. È difficile dargli torto. Io non ho mai spacciato davanti a mio figlio. Quella sera un tossico era venuto a cercarmi a casa. La polizia ha fatto irruzione e mi hanno fregato. Flagranza di reato. Ma è la prima volta. Io non ho mai fatto queste cose davanti a Luigi. Mai. E allora che sua moglie l'ha lasciata? È brutto rimanere soli. È brutto il carcere. Non sapere cosa fare della propria vita. Sì, lo so. I casini ne ho fatti tanti. Anche di stronzate. Adesso ho pagato, ho un lavoro, sono pulito. È vero, ho sbagliato. Ma perché non posso più essere un buon padre? Io credo che Luigi abbia ancora bisogno di un buon padre. Non mi creda, capitano. Io non volevo portare via Luigi. Volevo solo festeggiare il suo compleanno con lui. Poi l'avrei riaccompagnato. Mamma, papà non c'entra niente. Se abbiamo fatto tardi, sarà colpa mia. Sono io che gli ho chiesto di andare al bowling. Tu non mi ci porti mai. Ciao, Ivo. Non volevamo farti preoccupare. Papà ci ha preso la torta. Ce l'andiamo a mangiare tutti e tre a casa. Che ne dici, mamma? Sì, andiamo. Martina, ti sei persa una bella cosa. Sono venuto dei bambini a fare una gita qui. No, meglio così. E con i bambini non ci so fare io. E se poi vengono? A chi? A chi? A te e a Mina, no? Bambini? Non ti preoccupare, non c'è rischio. Non c'è nessun tipo di rischio, tanto Mina parte domani. Mi ha detto che voleva restare con me. Voleva essere la mia donna.
E tu? Gli ho detto che non l'amo. Che non amo nessuno. E che ho fatto questa cosa soltanto per un senso di umanità. Anzi, per fare un favore a te. Non ci credo. No, non ci credo. Tu gli hai detto così? Un bel coglione, eh? Sì. Senti, te va una birra? C'è una gola secca proprio. Secondo me ci è rimasta male la mamma che invita tuo papà a mangiare la torta? Direi proprio di no. Ti devi aprire con tua madre. Se un giorno vuoi andare al bullying, glielo devi dire. Gli devi dire tutto quello che vuoi, tutto quello che pensi. Non ti devi tenere tutto dentro. Stare zitto è bello, ma certe volte è bello anche parlare, no? È vero. E a me ha fatto molto bene parlare con te. Davvero? Sì, perché sono in un periodo un po' confuso. Comunque. Ciao. Se sei confuso, prova a non tenerti tutto dentro pure tu. Già. Forse dovrei farlo anch'io. Grazie. Pronto? Ciao, Viviana. Ui. Senti, se c'è Carmine lì vicino, non gli farei capire che sono io. Dimmi. Ho bisogno di parlarti, di vederti, da soli. Senti, non lo so se è possibile. Viviana è molto importante. È importante per me. Tra un'ora qui, stasera Carmine sarà a cena fuori. Hai fatto la cosa giusta, Angelo. Ieri? Niente, niente. Hanno sbagliato. Lo sai qual era il brutto sogno che Tony faceva sempre da piccolo? Si guardava allo specchio. E non vedeva più la faccia. Mi dispiace, Viviana, per tutto quello che sta succedendo. Lo so che ti dispiace. Ma io ho bisogno di capire. Io da solo non ce la faccio, mi devi aiutare. Che c'è, Angelo? C'è che la vita mi sta sbattendo in faccia a una realtà dura. Bruttissima. Dove voi, le persone che più ho amato, siete contro di me. Non stasera, ti prego. Io non vi conosco più. Perché? Perché farmi credere che mi volevate bene come un figlio? Perché io tutto l'amore che mi avete dato l'ho sentito davvero. E non può essere finito. Che cosa è successo, Viviana? Chi ha costretto questo testimone ad accusarmi ingiustamente? Cosa c'entra Carmine con la storia dell'Iprite? È per questo che è diventato così ricco. Sta freddo adesso. Rientriamo. Ne ho sempre voluto. Ti vedo soffrire. Devo dirtelo. Che cosa, Viviana? Non posso più stare zitta, non posso più. Questo silenzio ha già condannato mio figlio.
Cos'è successo? Non starai meglio dopo, Angelo. Dopo aver saputo. Questa è una storia terribile. Di dolore, morte. Una storia terribile per te. Tuo padre è morto per quella maledetta iprite. Mio padre sapeva? Sì. Aveva scoperto i loro traffici. Tuo padre non è scomparso in mare. Fu ucciso al porto. Ucciso? Mio padre? Ci fu un litigio quella sera. Io ero lì. Fu un incidente, non fu voluto. Tuo padre voleva andarlo a denunciare. E lui glielo impedì. Lo colpì. E tuo padre sbatté la testa. Lui chi? Lui chi? Carmine. È stato Carmine a uccidere tuo padre. No. Carmine mi disse di andare via, di chiudermi in casa, di non aprire bocca. Io ubbidì per i miei figli, per la mia famiglia, sono stata zitta. Tuo padre è sepolto nei pressi del casolare abbandonato, quello alla grotta del gigante. Qua c'è qualcosa. Riconosce quella giacca, tenente? Era quella di suo padre.